Buonasera a tutti, questa sera l'invitato speciale direi che è specialissimo perché abbiamo con noi il dottor Elio Evangelista, che, Evangelista. Ah, ho detto con giusto. La di ancora. Ho detto giusto, che è un esperto di comunicazione. Noi facciamo comunicazione, però secondo me da quando facciamo comunicazione, anche io del resto, molto è cambiato. Molto cambiato, sono cambiati i programmi, sono cambiati i telegiornali, sono cambiate le pubblicità. Io volevo chiedere a lei, dottore, se, so che lei ha fatto dei convegni anche sulla comunicazione. Intanto, quando si incomincia a fare comunicazione? Quando si faceva sui legni, tam 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 o no? Sì, più o meno, più o meno. Intanto, buonasera a tutti innanzitutto. Grazie. Dunque, possiamo provare, visto il tempo limitato che abbiamo, perché i tempi televisivi sono sempre... Lo faremo a puntate. ...compattati, quindi dobbiamo stare un attimo nei tempi. Possiamo fare un excursus iniziando dalle grandi tre rivoluzioni che hanno cambiato il mondo della comunicazione. Quindi dovremmo partire, ora inforco gli occhiali, perché a una certa età bisogna inforcarli per forza. Una delle più grandi rivoluzioni della comunicazione è stata l'invenzione della scrittura ad opera di un popolo, nel quarto millennio avanti Cristo, dei Sumeri o Sumeri della Mesopotamia. Uno dei grandi filosofi della comunicazione, di nome Ong, disse che la scrittura ha modificato la mente umana più di qualsiasi altra invenzione. La seconda rivoluzione, dopo appunto la chirografia, quindi la scrittura degli emanuensi, è arrivata con l'invenzione della stampa ad opera di un certo Gutenberg, quindi la famosa macchina gutenbergiana. E qui siamo all'invenzione dell'uomo tipografico e arriviamo al XV secolo. Per arrivare ai tempi nostri, la terza e ultima rivoluzione in campo della comunicazione l'abbiamo avuto con l'invenzione dell'elettricità, dell'elettronica, del telegrafo, radio, televisione e oggi il grande mezzo straordinario internet che ci permette di fare delle cose straordinarie se utilizzato in modo corretto. Dottore Evangelista, non ci troviamo d'accordo qui. Secondo me internet divide le persone. È finito il lato umano. Anche questo... Purtroppo questa è la faccia, l'altra faccia della medaglia. Certo. L'altra faccia della medaglia. Come dicevo poc'anzi, il mezzo elettronico che, ora per citare ad esempio Mac Luhan, un altro filosofo della comunicazione, a proposito proprio di internet, lui diceva internet ha fatto sì che il mondo, l'universo in sé, è diventato un villaggio globale. Cioè, noi siamo a casa nostra ovunque ci troviamo nel mondo. Questa è la straordinarietà di internet. Non so, per esempio, noi potremmo giocare, tra virgolette, investire in borse al Nikkei di giapponese, no? Di notte. Una volta questo era impensabile, solo, era impraticabile una cosa del genere. Di contro possiamo utilizzare internet, che ne so, per vendere medicinali scaduti al terzo mondo. Certo. Sono gli sciagurati che lo fanno. Quindi ritorno al discorso di prima, se noi utilizzassimo questo straordinario mezzo in modo intelligente creeremmo sicuramente una positività enorme. Basta pensare, non è cosa da poco, che un ragazzo di colore nero oggi è il presidente degli Stati Uniti grazie ai social network e grazie ovviamente a internet. L'Africa sta esplodendo grazie a questi giovani e grazie a internet che gli permette di dialogare tra di loro e far sì che le proprie idee abbiano una ragione e vengano portate avanti. Dottore Evangelista, chi non è d'accordo con lei come lo giudica? Ma io esprimo, io esprimo la mia opinione in campo di comunicazione e sono d'accordo con i più grandi filosofi della comunicazione. La libertà della democrazia permette ovviamente ad altri di non essere d'accordo, ci mancherebbe altro. No, però mi piacerebbe che lei, che è un esperto in comunicazione, mi spiegasse intanto questo mezzo obbrobrioso, lo possano adoperare anche i ragazzini di 10 anni a combinare dei pacciughi, se non controllati.
Se non controllati, ma le do una chicca su questo. Con internet non ci dimentichiamo anche ovviamente la ludicità, cioè si può giocare anche col computer, magari le ragazzine soprattutto lo usano per giocare, ma si possono fare tantissime altre cose utili. I cosiddetti super baby, quei ragazzini che hanno uno sviluppo cerebrale superiore alla media, sono coloro i quali creano i giochi che funzionano e poi girano su internet a livello planetario. Quindi dobbiamo dire grazie a questi ragazzi, che non sono adulti, ma sono veramente dei bambini, che hanno uno sviluppo cerebrale veramente superiore alla media, che a loro volta creano dei programmi, dei giochi, che poi sono a disposizione del mondo intero, praticamente. Ma ritorniamo sempre al punto di partenza. Internet lo reputo un mezzo straordinario, se utilizzato in modo intelligente e responsabile. Oggi dialogare con una persona che dall'altra parte del mondo, dal lato opposto, lo possiamo fare in tempo reale. 30 anni fa sicuramente dovevamo spedire qualche lettera, no? E aspettare magari un mese prima che arrivasse. Quindi questa è una delle tantissime applicazioni. Se poi usciamo a internet, tutto ciò che ci gira intorno, tipo YouTube, tutti i social network, Facebook, Twitter ed altri, noti o meno noti, hanno permesso sicuramente anche a coloro i quali lo usano in modo appropriato di far sì che ci si crea uno scambio di cultura. Cioè è interculturale, perché può parlare con una persona che risiede in Cina in tempo reale, o in America, o in qualsiasi altra parte del mondo, cose impensabili qualche decina di anni fa. Certo. Questa è la straordinarietà, che è la potenzialità di internet. Se ci soffermiamo ancora per un attimo sull'Africa, sul continente africano, tutto è partito da un ragazzo di 22 anni residente in Svizzera. Questa grande rivoluzione che ha visto questi popoli buttare giù tirannie che erano su da anni, è partito da un normale social network, che hanno detto basta, abbiamo fame, dobbiamo cambiare, i diritti fondamentali non devono essere calpestati da nessuno. Beh, vorrei scommettere senza internet come non poteva succedere una cosa del genere, una rivoluzione di geopolitica così vasta non sarebbe stato possibile nel modo più assoluto. No, però sì, io volevo fare una domanda. La storia della comunicazione, e lei credo che abbia fatto anche molti convegni, vero dottore? Sì. Perché ognuno di noi, anche chi usa molto bene internet, ha bisogno di capire, di sapere. Certamente, ma prima, ora abbiamo parlato dell'ultimo mezzo della comunicazione, noi siamo partiti dalla radice storica, le tre rivoluzioni che poi ci hanno portato qualche anno fa ad arrivare a internet. Volevo soffermarmi col suo permesso, certo. In rapporto agli strumenti di comunicazione. Quindi prima abbiamo parlato delle tre grandi rivoluzioni che hanno cambiato il mondo della comunicazione. Possiamo fare ancora quattro distinzioni per quanto riguarda gli strumenti della comunicazione in base alla cultura degli ultimi sei millenni, quello che è cambiato. Quindi, la cultura orale, quindi noi parliamo della parola parlata. Cultura chirografica o manoscritta, parliamo della scrittura, quindi si è passati, pensi, dalle 5.000 parole dei dialetti, solo 5.000 parole, a 150.000 del dizionario della lingua italiana De Botoli. C'è stato proprio un excursus pazzesco. Dopodiché la cultura tipografica, sempre in base ai tipi di culture, con la galassia Gutenberg, quindi l'ascita dell'uomo tipografico, sviluppo delle lingue nazionali e diffusione della cultura di massa, quindi le persone parlavano molto di più tra di loro perché avevano a disposizione più vocaboli per potersi interscambiare. Arriviamo alla cultura dei media elettrici ed elettronici e ritorniamo al punto di prima, TV, radio, internet, ma soprattutto con internet abbiamo la velocizzazione del trasporto delle informazioni, ciò che dicevamo poc'anzi.
Una chicca: tra l'invenzione della scrittura e la stampa sono trascorsi 5.000 anni, mentre tra l'invenzione della stampa e la rivoluzione dei media elettrici solo 4 secoli. Vedi quanto è stata veloce praticamente questa rivoluzione. Se mi permette, vorrei parlare un attimo dei concetti cardini che due insigni studiosi della filosofia della comunicazione, Luan e Onk, hanno definito il termine della pubblicità. Noi parliamo sempre di pubblicità in televisione, che è la fonte primaria, poi, ovviamente, della pubblicità. Luan affermava in un suo grande saggio che il medium, come la televisione, il medium stesso è il messaggio. Cioè, è un concetto che, per far capire bene chi ci sta ascoltando, lui diceva: il vero messaggio che può trasmettere, per esempio, la TV, la radio, il giornale, che comunque sono dei media, è costituito dalla natura del medium stesso, a prescindere da quello che noi diciamo. Cioè, quindi il mezzo ci condiziona. Molto. Lui parlava addirittura che il mezzo ci conforta, ci massaggia, ci fa di tutto, ma condiziona la nostra esistenza. Se noi fossimo attaccati alla televisione 10 ore al giorno, per esempio, noi saremmo condizionati da ciò che il mezzo stesso trasmette. Questo è ciò che questo grande filosofo della comunicazione dice a proposito di tutti i media. Mentre Luan, nel suo villaggio globale che citavo poc'anzi, per effetto dello sviluppo dei media e dei mezzi di comunicazione, il mondo è diventato piccolo, lo citavo poco fa, assumendo comportamenti tipici appunto di un villaggio, grazie a internet. Ora, ritornando al filosofo Ong, lui dice: con questi mezzi, come diceva lei poc'anzi, così straordinari come potrebbe essere internet, noi però, dice testualmente Onk, abbiamo una oralità di ritorno. Che significa? Lui fa un parallelismo. Quando tutti i testi venivano scritti a mano dai cosiddetti emanuensi, che erano lì a scopiazzare libro per libro, pagina per pagina, eccetera, cosa succedeva? Una cosa molto semplice, che nel trascrivere a volte si sbagliava e il concetto di una frase veniva interamente modificato. Beh, sì. O potenzialmente modificato. Sì, certo, certo. Ora va da sé la domanda: ma allora con internet questo non succede più? No, Ong sostiene proprio il contrario. Questo mezzo così straordinario, anche se utilizzato in modo perfetto a volte, ci dà criticità nella messaggistica. Perché? Io, per esempio, se avessi un mio blog, potrei scrivere delle notizie riguardanti il mondo intero o comunque un articolo che più mi appassiona, qualsiasi esso sia, ma in 30 secondi io potrei cambiare il senso di quello che ho scritto, potrei cambiare completamente l'effetto, potrei cancellarlo. Quindi in tutti questi secoli, nonostante questa straordinaria invenzione, Ong, questo grande filosofo della comunicazione, ci riporta un attimino indietro. Cioè, internet lo parallela a ciò che inizialmente i poveretti che scrivevano a mano nell'umanità di sbagliare potevano completamente rivoltare un concetto scritto in un altro modo. Pensiamo alla Bibbia, per esempio. Certo. Ma non mi fermo qui, però. Parlo della Bibbia, mi fermo qui. Invece, dottore, lui, questo soggetto, non sbaglia mai? Chi che sbaglia? Sotto il profilo della sua funzionalità come computer o come internet? No, come internet. Come internet, devo rispondere facendo due precisazioni, sì, importanti. Internet, affinché funzioni bene, ha bisogno di un'energia importantissima, che è quella della velocità. In Italia non abbiamo la velocità che ci permette di utilizzare questo mezzo in modo efficace. Abbiamo una lentezza cronica, è molto lento il collegamento a internet, e questo è a svantaggio di chi fa ricerca, per esempio. I nostri ricercatori sono potenzialmente penalizzati rispetto a un ricercatore americano, per esempio. Dottore, devo interromperla. C'è la pubblicità. Beh, siamo... Torniamo subito.
Siamo tornati in onda e naturalmente è un discorso molto interessante, molto, ma anche molto preciso, molto tecnico. Che cos'è, dottore, la pubblicità oggi? Allora, la pubblicità è un'applicazione contemporanea di tecniche retoriche. Per tecniche retoriche intendiamo l'arte del dire. Io aggiungerei del saper dire, perché ovviamente è orientata ovviamente alla persuasione che utilizzando i mass media, i mezzi di comunicazione di massa, per convincere più persone a comprare certe cose. Quindi è indirizzata a più segmenti della popolazione. Quindi abbiamo la pubblicità per i bambini, per il consumo e per tante altre cose. Per quanto riguarda invece, se mi permette, l'origine della pubblicità, come ha avuto origine la pubblicità? La pubblicità nasce con l'invenzione della stampa. La vera pubblicità nasce con i caratteri mobili, appunto nel 1450, che diciamo prima ad opera di Gutenberg, e con la diffusione di informazioni e notizie sui prodotti, quindi libri, giornali, eccetera. Vorrei fare un excursus velocissimo. 1482, in Francia... Cosa sta facendo questo qui? Ho un gobbo elettronico in questo momento, dove avevo preparato un excursus di date per arrivare... Vediamo dove arriveremo col tempo. Partendo dal 1482, oggi, in questo momento storico, il computer mi fa da gobbo elettronico. E quindi, come vede, è straordinario anche in questo momento. Quindi, ripigliamo, dal 482 in Francia, Jean Desprez crea il primo manifesto della storia, chiamato Gran Perdono della Notre-Dame de Rémy. Nel 1630, in Francia, arriva la prima pubblicità stampa, quindi con un ufficio apposito, con annunci di offerte e richieste di beni e servizi di diversa natura. Nel 1700 arriva anche l'Italia, periodo in cui vengono stampati i primi bollettini di annunci di pubblicità in città con vocazione commerciale come Napoli, Firenze e Venezia. Nel 1835, sempre in Francia, nasce la prima agenzia pubblicitaria di nome Havas, oggi la più grande del mondo. 1849, velocemente, compare per la prima volta il termine pubblicità nella nostra storia dell'umanità, originato dalla lingua francese, publicité. Attività delle aziende per attrarre, come dicevamo prima, l'attenzione del pubblico verso il proprio prodotto per aumentarne le vendite. Questo è il compito principale. Nel 1863, ancora qualche anno dopo, in Italia, nasce la prima concessionaria di spazi pubblicitari ad opera di due italiani, Attilio Manzoni e Carlo Erba di Milano. Con la nascita dei giornali e quotidiani appaiono i primi comunicati pubblicitari, quindi c'è il massimo sviluppo della pubblicità con manifesti e i primi cartelloni. Nel 1926 in Italia arriva la pubblicità radiofonica e qui abbiamo il primo sconvolgimento, in modo positivo ovviamente. Quindi la pubblicità assunse la natura di un vero e proprio sistema industriale di comunicazione e cultura di massa ovviamente. Quindi, nascita della stampa periodica, come i periodici Oggi, Tempo, Il Mondo, Gente, Intimità, L'Espresso, eccetera. Questa è pubblicità? Questa è la pubblicità... Occulta? Non occulta, visto che stiamo facendo quasi una lezione. Ma lui lo dice così? Sì. Nel 1957, mi rimangio quello che ho detto, nel 1957... dovevamo dare il senso di qualche periodico, altrimenti svuotavo il mio discorso. Nel 57 abbiamo la rivoluzione dell'universo della pubblicità con l'avvento vero e proprio della televisione. Quindi abbiamo un vero mass media interclassista. Dopodiché abbiamo un rafforzamento in Europa delle agenzie americane con questo mezzo che si chiama televisione. Se lei mi permette, potremmo affrontare il discorso del potere persuasivo della pubblicità, cioè quanto è potente la pubblicità. Dal momento in cui noi ascoltiamo e vediamo a livello multimediale, su internet o sui media che abbiamo citato di prima, radio, televisione e quant'altro, ci sono ovviamente filosofi definiti apocalittici e altri integrati. Ne citiamo qualcuno, per esempio. Tra gli apocalittici, un certo Packard,
diceva che il pubblicitario è un persuasore occulto, mentre Marcus dice che il pubblicitario rende l'uomo uno schiavo sublimimato. Ancora Postman dice che il pubblicitario è un pericoloso predicatore, mentre gli integrati, come un certo Cesarini, asserisce che il pubblicitario è un persuasore disarmato. Dottore? Dica. Sentito lì? Eh già. Abbiamo solo 2 minuti. Abbiamo 2 minuti. Allora, nei 2 minuti possiamo parlare velocemente della pubblicità subliminale, che credo che sia un argomento che sia stato affrontato più volte dai media. Sulla pubblicità subliminale, allora, due correnti di pensiero importantissime. Sia la rifusologia e sia il comportamentismo e sia la teoria ipodermica sostengono che il soggetto non abbia una propria coscienza e che la stessa non sia implicata nelle scelte del consumo. Mentre la psicanalisi considera che sia l'inconscio del soggetto a giudicarlo nelle scelte e nell'acquisto. Ora, nessuna ricerca scientifica è mai riuscita a dimostrare l'effettiva efficacia della pubblicità subliminale. Sta di fatto una realtà. La pubblicità subliminale è vietata da tutti i codici deontologici di tutti i paesi industrialmente avanzati. Dottore, questo è per quanto riguarda la subliminale. E io le dico che la pubblicità, un giornalista non può fare pubblicità. Un giornalista non può fare pubblicità? No. In che senso, mi scusi? Non può, io per esempio, se dovessi fare pubblicità. Però non abbiamo giornalisti che fanno la pubblicità, no? A livello. No, devono farlo non nella trasmissione, ma guardi anche questo. Poi mi piacerebbe che lei andasse a frugugnare questa cosa. Un giornalista può fare la pubblicità se la fa. Per esempio, in questo momento, se io sono qui, non posso dire comprate il computer. Beh, questo sarebbe pubblicità. Però se io. Però se io come giornalista lo vado a fare in un altro studio e mi faccio riprendere, va bene. Sì, sicuramente, utilizzando una certa disciplina, un po' strana ovviamente questa. Non trascinando il pubblico mentre sosteniamo un discorso sì. Certo interesse, ci infiliamo in mezzo alla pubblicità, a quel punto sicuramente abbiamo creato delle disambiguità e creiamo delle confusioni nella mente delle persone, sicuramente. Dottore, noi abbiamo terminato il nostro incontro, però si potrebbe poi fare un dibattito, magari con i pubblicitari. Sono pronto. Al confronto, quando sarete molto. Disponibili. Grazie dottore. Grazie a lei e grazie a tutti. Grazie. Grazie ancora.